Vincenzo Farina aveva 16 anni appena quando, nell'autunno di 20 anni fa, morì perché malato di leucemia. Da quella tragedia nacque un auspicio. Il padre di Vincenzo, il signor Michele, promise che avrebbe fatto tutto il possibile per non fare più affrontare ad altre famiglie le difficoltà, partendo proprio dall'ospitalità di chi spesso è costretto a restare fuori casa per mesi per stare accanto ad un caro malato. Nel 2003 nacque così l'associazione AgeBeo Amici di Vincenzo, dedicata a dare sostegno alle famiglie dei malati emato-oncologici. Oggi da Senise e dall'intero territorio è arrivato verso questa associazione un grande abbraccio di solidarietà, grazie ad un evento sportivo che è servito a raccogliere fondi che serviranno a portare avanti una causa importante: il completamento di un villaggio dell'accoglienza che nasce a Bari su un bene confiscato alle mafie, vicino all'ospedale, affidato all'associazione nel 2016 dal Consiglio Comunale Barese. Le 8 squadre che si sono affrontate nella palestra dell'Istituto Sinisgalli di Senise hanno contribuito così alla raccolta fondi per comprare gli arredi per il villaggio. Abbiamo organizzato questa partita di beneficenza in sostegno del villaggio d'accoglienza che a breve aprirà a Bari con 10 unità abitative per accogliere appunto le famiglie dei bambini ammalati e i bambini stessi per il percorso di ripresa durante le C'è stata cure. una bella partecipazione. Una bella partecipazione inaspettata perché è stata anche organizzata in brevissimo tempo, infatti ci tenevo a ringraziare tutti e chi volesse aiutarci e sostenere l'associazione AgeBeo può farlo comunque con delle donazioni come ritiene opportuno. Ci saranno altre iniziative a Senise? Guarda, spero di sì, anche perché i ragazzi erano entusiasti stamattina, quindi spero di sì. L'evento è stato organizzato dai volontari di AgeBeo, grazie anche alla collaborazione della locale squadra di calcio a 5 del Futsal Senise, l'Avis Giovani e tanti cittadini, e si è svolto tutto in una mattinata tra ricordi, risate, ma soprattutto tanta solidarietà.